Mister Gadget, buona giornata e bentrovati. Eccoci all'appuntamento con le Daily Tech News di oggi. Siamo a metà della settimana, è mercoledì, è il 30 di novembre del 2016. Da domani ci lanciamo verso la grande folle corsa verso il Natale. Ma quali sono le notizie di oggi? Beh, leggevo una adesso che riguarda uno studio secondo cui Facebook e Twitter possono essere molto utili per combattere la depressione. Non so voi, ma a me la depressione la fanno venire Facebook e Twitter, e non dico Instagram quando vedo gli altri che fanno una vita migliore della mia. Non so, insomma, nel vostro caso se funziona invece a combattere la depressione. L'unico modo sarebbe guardare la ex a cui va tutto malissimo. Questa sarebbe l'unica soluzione. Tecnologia invece, allora Nintendo ha annunciato ieri che porterà i suoi personaggi dentro gli Universal Studios Park, quindi ad esempio se andrete agli Universal Studios di Los Angeles troverete anche Super Mario e altri personaggi iconici coinvolti in alcuni giochi e attrazioni che saranno installate in questi parchi. Continua la guerra tra Samsung e Apple, rimane solo la Corte Suprema, anche la Corte d'Appello ha confermato la condanna per la violazione del brevetto Slide to Unlock, cioè questo movimento per sbloccare il display del telefono. Vi ricordo che era stato chiesto a Samsung di pagare 115 milioni più o meno di dollari. Certo, era stata riconosciuta anche una violazione di Apple, ma per 150 mila dollari. Quindi, insomma, un po' diversa probabilmente la valutazione della violazione da parte del giudice. Ieri Facebook ha introdotto gli Instant Games, quindi sarà possibile giocare direttamente dentro il Facebook Messenger con questi micro giochini. Insomma, vedremo, so, che tipo di responso potranno avere dal pubblico. Mentre la cosa curiosa, vi ricordate ancora Sailfish, insomma, il sistema operativo in arrivo dalla Finlandia che, insomma, ha cercato di trovare dello spazio ma non è riuscito a farlo fino ad oggi, forse potrà farlo domani, perché è diventato il sistema operativo ufficiale del governo russo. Paura! Come unico screen, scusate, wallpaper, come unico sfondo che potrete utilizzare ci sarà la foto ovviamente di Vladimir Putin. Uber, ieri ha avuto un appuntamento importante con i regolatori dell'Unione Europea, c'è stato un incontro proprio a Bruxelles in cui Uber cerca di convincere quelli che sono i regolatori che non è un servizio di trasporti ma un servizio digitale. Infatti le macchine su cui vi sedete sono finte, sono virtuali, i tratti di strada che fate sono solo nella vostra immaginazione. Vedremo insomma quello che risponderà l'Unione Europea. Yowanzer è diventata una applicazione a sé stante, quindi completamente separata da tutto il resto, tutto sommato tra l'altro una delle cose più utili che Yahoo faccia tra i suoi tanti servizi. E poi Twitter, sempre nel tentativo disperato di trovare nuovi utenti, ha deciso che classificherà le conversazioni. Immagino che ci saranno miliardi di persone a questo punto che non vedranno l'ora di iscriversi a Twitter per provare questa emozione così grande. Vi segnalo che questo video è stato girato con la videocamera frontale di OnePlus 3T, quella da 16 megapixel, con video in Full HD, in modo tale che siate in grado anche di valutare la qualità della fotocamera frontale anche nelle riprese di video, insomma, che magari potreste utilizzare nella vostra vita, soprattutto per le dirette di Periscope e di Facebook Live. Detto questo, accendo questo dito, anzi no, è questo, no, tutte e due, no, solo questo e spengo, ciao!